Come sarebbe stato camminare nella capitale dell'Impero Romano d'Occidente nei primi anni del 400 d.C. e successivamente quando non esisteva più, nel 500, 600 o 700 d.C.? E di quale città sto parlando? Roma? No, non sto parlando di Roma, ma dell'altra capitale dell'Impero Romano d'Occidente, ovvero Ravenna. Infatti Ravenna divenne la sede di gli imperatori romani d'Occidente nel 402 d.C. e lo rimase fino al 450 d.C., quando Valentiniano III spostò la sede imperiale di nuovo a Roma. Fino alla fine dell'impero occidentale, Ravenna e Roma avrebbero gareggiato per la sede imperiale. Come ho analizzato in questo video qui, Roma era in effetti sorprendentemente spesso la sede imperiale nel periodo dal 450 al 476 d.C. Ma dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente, Ravenna diventerebbe ancora più prominente nel suo ruolo di sede del governo. Prima, Odoacre scelse lui stesso Ravenna come capitale del suo regno dopo il 476 d.C. Poi, più tardi, Teodorico l'Ostrogot avrebbe fatto di Ravenna la capitale del suo regno ostrogoto. E poi, in seguito, Ravenna divenne la sede degli esarchi romani orientali, che erano i viceré dell'imperatore, a Costantinopoli. Quindi come possiamo immaginare questa affascinante città di Ravenna dal 402 d.C., quando divenne la sede imperiale romana d'Occidente sotto Onorio, fino a quando l'ultimo esarca fu ucciso dai Longobardi nel 751 d.C.? E quindi l'esarcato di Ravenna finì cosa avresti visto in questi 3 secoli e mezzo, camminando per le strade di Ravenna? Fu nel 402 che il giovane imperatore romano d'Occidente Onorio trasferì la sede imperiale da Mediolanum, l'odierna Milano, a Ravenna. Il motivo era che Alarico aveva invaso l'Italia, ma all'epoca il valoroso protettore dell'impero romano d'Occidente, il magister militum Flavio Stilicone, era ancora vivo e l'invasione fu respinta con successo e Alarico sconfitto. Tuttavia il trasferimento di la sede imperiale a Ravenna sarebbe diventata molto radicata. Ravenna era stata una importante città costiera fin dai tempi di Augusto stesso. Egli aveva stabilito il porto di classe a soli 4 km a sud-est di Ravenna, che divenne una città a sé stante e fu chiamata Civitas Classis. Classis è la parola latina per flotta, e infatti una delle due principali flotte pretoriane romane sarebbe stata stazionata a Classe e l'altra a Miseno, vicino a Neapolis, fino a quando Costantino non le rimosse, lasciando sostanzialmente l'Italia in difesa senza alcuna flotta per la sua guerra contro Licinio. Quindi è evidente quanto fosse importante la città di Ravenna, anche prima che Onorio spostasse lì la sede imperiale nel 402. Si stima che anche prima che Onorio arrivasse in città con il intero seguito imperiale, già vivevano a Ravenna 10.000 persone. La società italiana di visualizzazione Trade Digital ha creato alcune eccellenti ricostruzioni di Ravenna dal I secolo fino al VI secolo d.C. Gli scavi a Ravenna sono stati molto scarsi e difficili, e quindi la nostra conoscenza della città non è estremamente precisa, ma è una combinazione di scavi e descrizioni letterarie da fonti contemporanee. Possiamo vedere che sostanzialmente la città era una sorta di doppia città, dove le classi erano rimosse dalla città ma collegate da una zona abitata a bassa densità a Ravenna. Quindi potremmo vedere Ravenna e le classi effettivamente come una città a tutti gli effetti, dove le classi di Civita sarebbero effettivamente il distretto portuale di Ravenna. Il motivo per cui Onorio scelse Ravenna nel 402 come sede imperiale era perché la città era molto più difendibile di Roma. Roma aveva una grande circonferenza ed era aperta su tutti i lati via terra e quindi abbastanza facile da assediare, poiché non aveva alcun accesso diretto al porto. Ravenna, d'altra parte, non solo aveva un accesso al porto, ma il porto stesso era situato su un'isola e non raggiungibile via terra, essendo separata da paludi inattraversabili. Anche Ravenna era costruita su isole che erano inaccessibili dalla terra, a causa di enormi aree di palude inattraversabile a ovest e a sud, ed era circondata da un canale a nord. Così la città era totalmente circondata d'acqua. Aggiungi a ciò un forte muro di fortificazione, e ora,
Capisci perché molti imperatori romani preferivano Ravenna come loro residenza rispetto a Roma, per la sua più facile difendibilità. Naturalmente, possiamo presumere che quando Onorio arrivò a Ravenna, la città vide un conseguente aumento sia di abitanti che di attività edilizia. Possiamo supporre che le mura della città siano state rafforzate o aumentate in altezza, e che siano stati costruiti molti nuovi edifici, edifici amministrativi, ovviamente la zecca imperiale, così come molto probabilmente nuove chiese, poiché a quel tempo i vecchi culti pagani erano per lo più soppressi dai nuovi imperatori cristiani. Quindi, passeggiando per Ravenna, ad esempio nel 420 d.C., avresti naturalmente visto un'incredibile quantità di agitazione in città, sarebbero stati costruiti nuovi edifici, e la città avrebbe visto una grande espansione rispetto a solo qualche decennio prima. Una lunga strada colonnata era stata costruita come era di moda in quei giorni, simile alla famosa mesa a Costantinopoli. Infatti, molte di queste strade porticate furono costruite in tutto l'impero romano in quei giorni. A Ravenna, a Roma, a Costantinopoli, ad Antiochia, ad Alessandria. A partire già dalla metà, alla fine del 300, queste sono strade che hanno portici colonnati su entrambi i lati, nei quali molto spesso i negozianti avrebbero i loro negozi e venderebbero le loro merci. Ovviamente erano anche utilizzati per processioni trionfali. Quindi, se fossi entrato in città nel 420 d.C., avresti prima dovuto passare uno dei ponti per poter addirittura entrare in città. Questi ponti erano probabilmente costruiti in modo da essere facilmente rimovibili nel caso ci fosse un assedio, ma non ne siamo sicuri. Ed è del tutto possibile che la città fosse effettivamente accessibile solo in traghetto, per renderla ancora più inaccessibile durante l'assedio. Quindi entreresti in città da una delle sue porte e immediatamente vedresti edifici molto impressionanti. Per esempio c'era un anfiteatro, c'era un circo, c'erano ovviamente anche bagni. C'erano addirittura nel 420 uno o due templi pagani rimasti, anche se erano stati convertiti per altri usi come spazi di stoccaggio o avevano stato convertiti in chiese sulla lunga strada colonnata. Avresti visto molti negozianti vendere merci da molte diverse aree dell'impero. Poiché Ravenna aveva il porto di classe, quindi puoi immaginare quanti mercantili da tutto l'impero. E anche da fuori l'impero avrebbero fatto vela per Ravenna per vendere le loro merci. Honorius, interessantemente, sceglie di risiedere nella residenza del precedente praefectus classis Ravenatis, che fu poi ovviamente ampliata quando Hunurius si trasferì a Ravenna. Quel palazzo era poi direttamente collegato alla strada centrale colonnata, il che era ovviamente logico, poiché l'imperatore voleva essere in grado di entrare nel suo palazzo direttamente in gigantesche processioni trionfali, e se sei come me, un totale nerd di Roma, o Romeabu come piace dire a qualcuno. E penso che tu lo sia, o altrimenti probabilmente non staresti guardando questo video, allora potresti essere interessato agli incredibili anelli e altri accessori romani che il negozio SPQR sta costruendo. Fanno anelli legionari, fanno anelli con diversi temi, fanno anche repliche di monete, statue, pendenti, attributi e terrecotte. E la cosa più incredibile è che realizzano a mano ogni singolo pezzo. Esatto. Questo è materiale artigianale di alta qualità. Non c'è davvero un regalo migliore per te stesso o per un conoscente fan di Roma. Ho messo il link al loro negozio nella descrizione del video e nel commento in evidenza. E con questo link ora puoi anche ottenere uno sconto del 20% per ogni acquisto. Ripeto, un'offerta assurda. Sconto del 20% su ogni acquisto da SPQR. E puoi ottenerlo solo qui tramite il link di Majorianus, perché lascia che ti dica, anche le persone del negozio SPQR sono assoluti fan dell'eroe imperatore Majorian, quindi visita il loro stupefacente assortimento. Troverai sicuramente qualcosa per te. Ma non sappiamo con certezza come fosse il palazzo imperiale di Honorius stesso, poiché non rimane nulla di quell'edificio oggi. È citato in vecchi documenti, quindi abbiamo un'idea approssimativa. Ovvero che era una villa di notevoli dimensioni, con stanze che gravitavano attorno a un grande cortile porticato. Tra gli altri, una stanza con un'abside e pavimenti in opus sectile, così come una sala triclinio con tre absidi e un raffinato pavimento a mosaico, si affacciano sul cortile. I resti dell'edificio che oggi possono ancora essere visti a Ravenna, chiamato Palazzo di Teodorico, è, curiosamente, probabilmente non i resti del palazzo, ma molto probabilmente i resti di una caserma del VII Odeg, o VIII Odeg secolo,
secolo presumibilmente costruito per controllare l'accesso al palazzo poiché ospitava gli esarchi, ma ne parleremo più avanti. Se avessi camminato per Ravenna negli anni 440, la città sarebbe apparsa ancora più grandiosa. Ora Valentiniano III aveva costruito un palazzo più grande, possibilmente un ampliamento della villa di Onorio, ma era più probabile che fosse un edificio completamente nuovo e impressionante, sebbene probabilmente l'edificio di Onorio era integrato nel complesso del palazzo. In qualche modo, naturalmente, avresti anche visto, quando ti avvicini alla città da lontano, già l'acquedotto che forniva alla città acqua fresca, come era standard per tutte le città più grandi dell'impero romano. Quindi Ravenna deve essere stata una città molto impressionante nei primi anni 400, quando divenne residenza imperiale dell'Occidente romano. Imperatori. Ma dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente, Romolo Augusto, che alcuni chiamano l'ultimo imperatore romano d'Occidente, fu deposto all'inizio di settembre 476 d.C. dal generale germanico Uruacar a Ravenna. Possiamo supporre che Romolo risiedesse nel palazzo imperiale di Valentiniano e Onorio quando ciò è accaduto. Sorprendentemente, Uruacar ha continuato. Tutto dai romani così com'era. E quindi saresti stato piuttosto sorpreso di vedere che Ravenna in realtà non cambiò affatto alla fine del 400. Se avessi camminato per Ravenna nel 460 d.C., avrebbe avuto un aspetto simile a quello del 490 d.C. Nel 493 d.C., l'Ostrogoth Theoderic uccise Odoacer con un atto di tradimento durante un banchetto nel palazzo imperiale. Questo è spesso il destino dei conquistatori, in quanto anche loro spesso incontrano una fine orribile. Ora Theoderic era stato tenuto prigioniero da bambino a Costantinopoli e quindi, quando prese il potere a Ravenna, voleva trasformare la città in una che rivalizzava con Costantinopoli stessa. E così il complesso del palazzo imperiale romano fu ampliato sotto il suo regno colonnati. Furono aggiunti al cortile interno nuovi mosaici installati, nei portici, e una sala d'udienza fu annessa al lato nord del cortile colonnato. Poi l'acquedotto, che era stato danneggiato in uno degli assedi del V secolo, era caduto in disuso in un certo punto, nella seconda metà del V secolo, ed è stato riparato da Teodorico, probabilmente già molto presto, dopo che prese il potere nel 493. Aveva bisogno che l'acquedotto funzionasse affinché Ravenna prosperasse, quindi ora i vecchi bagni funzionavano di nuovo e la gente aveva di nuovo molta più acqua potabile. Furono costruite chiese aggiuntive. La vecchia zecca imperiale fu persino mantenuta da Teodorico, che emise monete di una qualità impressionantemente alta a Ravenna, una qualità che era effettivamente persino migliore delle monete che erano state emesse dagli ultimi imperatori romani occidentali nella stessa città. E per favore considera di sostenere questo canale tramite Patreon o l'iscrizione a YouTube, perché ho davvero bisogno del tuo aiuto per poter continuare questo lavoro su Tardi. Storia romana, senza il tuo sostegno, non so quanto tempo ancora posso continuare questo canale perché, come puoi immaginare, l'algoritmo di YouTube non spinge esattamente un argomento di nicchia come la storia romana tarda. In alternativa, puoi aiutare questo canale acquistando la mia merce direttamente qui su YouTube. Ho creato un negozio di merchandising con alcuni articoli romani, tardi cool, divertenti o strani, che puoi acquistare direttamente qui tramite YouTube, nella descrizione del video. Grazie mille. Quindi, se avessi camminato per Ravenna nel 520 d.C., saresti stato sorpreso di trovarla così impressionante. Forse anche più impressionante di quanto fosse a metà degli anni 400. Ci sarebbe stata la stessa attività frenetica ovunque. Gli edifici e lo stile edilizio erano ancora lo stesso stile romano tardo-antico. E non avresti pensato che l'impero romano fosse caduto. Non c'era assolutamente nessun senso di una caduta di qualsiasi forma. Infatti, la città probabilmente sembrava migliore rispetto al suo aspetto negli ultimi anni dell'impero romano d'Occidente, ad esempio nei primi anni del 470, per quanto sembri paradossale. Ma poi l'impero romano d'Oriente attaccò. Seguì una lunga e brutale guerra che durò 20 anni, nel corso della quale gran parte dell'Italia fu devastata. È ovviamente molto logico che anche Ravenna deve sicuramente aver sofferto. La città fu catturata dallo stesso Belisario nel 540 e possiamo presumere che sicuramente danni devono essere stati inflitti alla città nei 20 anni di guerra gotica. E quindi, se avessi camminato per Ravenna nel 550 d.C., la città avrebbe avuto una densità di popolazione molto più bassa. Avresti visto più povertà, avresti visto persone in difficoltà e inoltre la peste stava ancora devastando da tempo in tempo.
quindi la situazione sarebbe stata piuttosto cupa rispetto a solo qualche decennio prima. Ma sotto un aspetto la città sarebbe sembrata più impressionante, perché in quel momento la famosa chiesa di San Vitale era stata terminata. E quindi avresti potuto ammirare questa affascinante chiesa con i suoi impressionanti mosaici, che puoi ancora vedere fino ad oggi, raffiguranti Giustiniano e Teodora e persino Belisario e Narsis. E così era arrivato il tempo degli esarchi, quando Ravenna sarebbe stata la sede dei vicere o vicereami degli imperatori romani d'Oriente a Costantinopoli. Fu l'imperatore Maurizio, di cui ho realizzato un video piuttosto dettagliato, che istituì l'esarcato di Ravenna nel 584 d.C. E puoi già indovinare dove gli esarchi risiederebbero. Assolutamente corretto, nello stesso complesso di palazzi dove avevano risieduto Onorio, Ioannes, Valentiniano Tertreo, Maioriano, Glicerio, Romolo Augusto, Odoacre e Teodorico, e che era stato successivamente ampliato e abbellito. Ci sono indicazioni di riparazioni e aggiunte al palazzo al tempo degli esarchi. Poiché l'esarca era il vice reggente dell'imperatore, possiamo supporre che, a tutti gli effetti, doveva sembrare e agire in modo molto simile ai precedenti imperatori stessi. E quindi, se avessi camminato per Ravenna nel 600 d.C., saresti stato sorpreso di trovare la città di nuovo in condizioni migliori rispetto agli anni brutali della guerra gotica circa 50 anni prima. Mentre l'impero romano si riprendeva dalla peste di Giustiniano e dalle guerre gotiche, così anche Ravenna si riprese. Quindi nel 600 d.C. la città sarebbe sembrata molto più vivace di nuovo. Avresti visto più navi mercantili al porto di Classis, avresti visto più agitazione e negozi, e avresti scoperto che molti dei vecchi danni erano stati riparati, e che la città manteneva ancora il suo vecchio aspetto romano, con molti di vecchi edifici romani dai tempi di Onorio o Valentiniano Tertreccio ancora in uso. Il palazzo degli esarchi sarebbe apparso impressionante come ai tempi di Teodorico o di Valentiniano. Ma possiamo supporre che a quel tempo la maggior parte o tutti i templi pagani fossero decaduti e il loro marmo fosse stato riutilizzato per la costruzione di altri edifici. Purtroppo non possiamo ricostruire quante persone vivevano a Ravenna durante il tempo degli esarchi, ma molto probabilmente non tante come durante i tempi di Onorio o di Teodorico. E ovviamente la città avrebbe visto una maggiore influenza dello stile artistico romano orientale. Avremmo visto ancora più mosaici, e possiamo supporre che l'interno del palazzo dell'esarca potrebbe essere stato modificato per riflettere un palazzo a Costantinopoli. Gli esarchi avevano sicuramente una sala del trono impressionante che era riccamente decorata, e gli stessi esarchi devono aver indossato abiti impressionanti e mostrato grande autorità, non dissimile ai precedenti imperatori romani occidentali. E per 170 anni gli esarchi hanno governato, a Ravenna fino al 751 d.C., quando i Longobardi invasero finalmente la città, e l'ultimo esarca, Eutychius, fu ucciso. Ma se aveste passeggiato per Ravenna poco prima, diciamo nel 750 d.C., anche allora, vi sareste ancora sorpresi di quanto della vecchia città romana fosse ancora intatta. Purtroppo non sappiamo se l'acquedotto fosse ancora in uso. Sarebbe interessante saperlo, ma potrebbe essere che fosse effettivamente ancora in uso e mantenuto dagli esarchi. Ma è solo speculazione. Ma quello che sappiamo è che il porto di Classis era ancora in uso, così come le mura della città romana. La strada trionfale colonnata, il palazzo dell'esarchia e persino la vecchia zecca imperiale era ancora in uso. La stessa zecca dove 3 secoli prima erano state coniate monete di Onorio, Giulio, Ioannis o Valentiniano III. Tutte queste strutture erano ancora in uso e mantenute. C'erano statue, c'erano mosaici impressionanti. Insomma, la città non sarebbe sembrata affatto medievale, ma molto romana, con influenze romane orientali. E così Ravenna, nei suoi 350 anni di storia come centro dei primi imperatori romani occidentali, dei re germanici e infine degli esarchi, mostra una notevole continuità urbana, che è piuttosto sorprendente.
Fu solo dopo il 751 d.C., quando i Longobardi uccisero l'ultimo esarca e successivamente i Franci invasero che Ravenna per sé lentamente la sua importanza e così la gente iniziò a trasferirsi e gli edifici non poterono più essere mantenuti e iniziarono a cadere in rovina molti. Terremoti, inondazioni e guerre nel corso dei secoli hanno distrutto i magnifici vecchi edifici. E quindi possiamo solo immaginare a volte quanto doveva essere impressionante Ravenna durante i giorni di Onorio, di Teodorico o anche di Eutichio. E per favore metti mi piace e iscriviti in modo da non perdere nessun video futuro sull'affascinante era di il tardo impero romano. E per favore considera di sostenere il mio lavoro su Patreon o tramite un'iscrizione a YouTube, perché la sostenibilità a lungo termine di questo canale dipende purtroppo dal tuo sostegno. Questo canale è un canale molto di nicchia, solo sul tardo impero romano. E quindi non funzionerebbe senza i nostri fantastici membri di Patreon e YouTube. E vorrei ringraziare in particolare i nostri. Nuovo sostenitore Kaiser, John Fitzpatrick. Grazie mille John Fitzpatrick per il tuo generoso sostegno. Lo apprezzo davvero. E grazie a persone fantastiche come te, che questo canale è reso possibile. E se vuoi saperne di più su come doveva apparire Roma in quei tempi, puoi guardare questo video nell'angolo in alto a destra. Ma se vuoi saperne di più su come Costantinopoli è cambiata nel corso dei secoli, puoi guardare l'altro video nell'angolo in basso a destra. Dico grazie agli amici della storia romana, gratias tibiago, bene valete.